Siamo in questo luogo singolare per parlare di geologia urbana. Perché si sente parlare sempre più spesso di questa disciplina? Perché semplicemente le città stanno aumentando il numero dei loro abitanti, a tal punto che si stima che nei prossimi decenni la popolazione mondiale che vivrà in città sarà oltre la metà di quella totale. È quindi diventato necessario, a livello di contesti cittadini, fare in modo tale che gli abitanti delle città prendano più consapevolezza anche di quello che è l'assetto geologico su cui la città è costruita e quindi tutti i rischi, le problematiche che da questo derivano. In questo ambito della geologia urbana citiamo l'Urban Geo Footprint. Questo progetto nasce nell'ambito delle attività che ISPRA svolge in seno alla Federazione Europea dei Servizi Geologici. Nell'ambito dell'Urban Geology Expert Group a cui partecipiamo è stato proposto questo sistema che vuole classificare le città da un punto di vista geologico. Alla base c'è la convinzione che città con un contesto geologico simile possano avere problematiche simili da gestire e di conseguenza favorire attraverso l'analisi di queste città uno scambio di buone pratiche. Ovviamente le città differiscono tra di loro, città con meno problematiche geologiche avranno punteggi più bassi, città con problematiche geologiche più alte avranno punteggi più alti. Citiamo giusto per un esempio alcuni casi italiani: Milano, Roma e Napoli hanno punteggi via via a salire, dove Milano rappresenta tra queste tre città quella con un footprint più basso, mentre Napoli, per via anche delle sue note problematiche geologiche e anche di rischio vulcanico, un footprint molto più alto. La speranza quindi è che questo strumento, una volta ultimato, calibrato e condiviso, possa essere utilizzato da più città al mondo possibili per fare in modo tale che si favorisca questo scambio di buone pratiche tra città con contesti geologici similari.